Un collegamento aereo e navale che avvicini l'Abruzzo alla Turchia e viceversa, incontro a Pescara tra il presidente della regione D'Alfonso e l'ambasciatore turco in Italia. Successo per la prima edizione di Adriatic Model Show, la prima mostra di modellismo ospitata al Pala Congressi di Montesilvano. E buonasera, in apertura alla cronaca, assolto perché il fatto non sussiste. È terminata così questa mattina la vicenda che riguarda un bidello di Atri accusato di lesioni e abuso di mezzi di correzione per aver dato, secondo la ricostruzione dell'accusa, uno schiaffo ad un alunno diversamente abile. La vicenda risale a 4 anni fa, quando i genitori hanno sporto denuncia. Nel corso del processo sono stati chiamati a testimoniare anche altri genitori e ragazzini. L'uomo ha sempre raccontato di aver solo strattonato il bambino perché non voleva entrare a scuola. Oggi l'assoluzione, così come è stato assolto l'autista di uno scuolabus di Roseto per violenza privata. L'uomo era accusato di aver insultato un ragazzino a bordo. Il conducente è stato assolto perché il fatto non sussiste. Cambiamo completamente argomento, l'avete sentito dai titoli, ci occupiamo di un progetto molto importante, è proprio un collegamento aereo e navale che avvicini l'Abruzzo alla Turchia e viceversa. E questo è l'ambizioso progetto intorno al quale il presidente della Giunta regionale D'Alfonso vorrebbe che si lavorasse nell'immediato e sul quale poi ha chiesto il sostegno dell'ambasciatore turco in Italia nel corso dell'incontro che si è tenuto nella sede della presidenza della regione in Viale Bovio a Pescara. Personalmente, ha rivelato D'Alfonso, rinuncerà ad una prefettura pur di raggiungere questo importante obiettivo. Qui c'è una grande battaglia per la difesa delle prefetture, ha ricordato, ma direi al governo Renzi che preferirei avere un collegamento navale e aereo e in più anche a un presidio territoriale di governo in meno. Su questo punto il presidente della giunta ha incassato il pieno supporto dell'ambasciatore turco, al quale ha anche chiesto l'appoggio per l'insediamento di un consolato onorario dalla Turchia in Abruzzo, proprio per favorire i rapporti commerciali e culturali tra le due realtà e creare al tempo stesso i presupposti per un collegamento diretto con Istanbul. Il presidente D'Alfonso inoltre ha comunicato all'ambasciatore il desiderio di invitare a Pescara il sindaco di Istanbul per confronto sul governo delle città, che vedrà la partecipazione anche dei sindaci di Londra e New York. La Turchia sta dentro l'Europa, ha affermato D'Alfonso, e noi riconosciamo il bisogno di un allargamento ulteriore all'Europa, alla Turchia, con tutto ciò che comporta anche in termini istituzionali, culturali, civili ed economici. Ed ora vi portiamo al Pala Congressi di Montesilvano, che ha ospitato un po' di tempo fa la prima edizione di Adriatic Model Show, la prima mostra di modellismo. Vediamo. Quello del modellismo è un mondo che affascina. Consiste nell'assemblare, dipingere e incollare pezzi di vario materiale. Dovete sapere che chi coltiva questa passione ha bisogno di molto spazio innanzitutto, e poi attrezzi e soprattutto molta, molta pazienza. Lo sanno benissimo i numerosi espositori che si sono ritrovati un po' di tempo fa al Pala Congressi di Montesilvano per Adriatic Model Show, la prima fiera di modellismo. All'interno della struttura che ha ospitato l'evento, una sala espositiva di circa 1000 metri quadrati che ha accolto gli espositori e tutte quelle associazioni modellistiche che si sono cimentate anche in dimostrazioni. Un appuntamento patrocinato dal comune di Montesilvano, Antonello Lato dell'ACAF, Associazione Culturale Amatori Ferrovie. Sì, questa è la prima edizione dopo una serie di 5-6 edizioni fatte presso i grandi alberghi a cura dell'ACAF. Gli spazi erano stretti, non ci bastava lavorare solo il modellismo ferroviario, per cui abbiamo trovato con l'amico Angelo una sede più opportuna, e abbiamo invitato soprattutto altri tipi di modellisti, per non confinare troppo la nostra passione ai soli treni. E vediamo che la cosa ha avuto successo, quindi soprattutto aerei, navi, oltre ai nostri amati treni. Una grande macchina organizzativa da parte dell'ACAF, che è l'Associazione Culturale Amatori Ferrovie di Montesilvano. Esatto. Circa 6 mesi di lavoro, soprattutto da parte sempre del nostro amico Angelo, per riuscire a smuovere un po' le acque, perché in passato forse c'è stata qualche sbavatura qui nel Pescarese sull'organizzazione delle mostre, per cui non è stato facilissimo convincere le persone, però siamo soddisfatti.
Coloro che coltivano questa passione sanno bene che acquistare articoli da collezione può essere costoso, quindi tutti quelli che amano il modellismo scelgono di acquistare online per riuscire ad ottenere gli oggetti desiderati a prezzo vantaggioso. Lucio Massacesi è uno degli espositori più antichi. Sì, parecchi anni che facciamo questa fiera qui, ma in tutta Italia andiamo noi, non è che da Salerno fino a Longarone copriamo tutto, anche la Toscana, sì, lo facciamo proprio per hobby, però li facciamo tutti. In molte la passione non è tanto la vendita, qua, è il divertimento pure che c'è sulla roba che costruiamo, che guardiamo, che facciamo, insomma, via. Quanto tempo si impiega per realizzare un modellino di un treno, di un aereo, di una nave? È tanto, tanto tempo, ci vuole tanto tempo perché viene montato, verniciato, invecchiato, è lunga, il lavoro è molto lungo. No, tutto sta la passione, te lo fa fare, se no non si fa nulla, tutto lì è il discorso. Però andiamo avanti, ci piace, fino a che c'è questi organizzatori che le fanno e noi con l'appuntamento siamo pronti. Tanti espositori? Mi sembra siamo a livello di 35 espositori commercianti e una ventina invece di singoli che hanno presentato le proprie opere. Sono comunque dei lavori che sono stati preparati tanto tempo prima, immagino. Sì, sì, qui troverete. Normalmente per fare un plastico ferroviario occorrono mesi e anni, quindi quello che vedete è tutte cose fatte nel giro di un annetto circa. Potrebbe apparire psicologia spicciola, eppure la spiegazione è molto semplice. Il modellismo è un modo che i grandi utilizzano per rimanere bambini senza dare troppo nell'occhio. Stefano, questa è la prima edizione, si ritrovano insieme tanti espositori, tanti appassionati di modellismo. Sì, è il primo anno che veniamo qui anche noi e abbiamo portato, come vedete, la maggior parte dei modelli che abbiamo tutti quanti e siamo venuti a divertirci una giornata tutti assieme, anche per far vedere al pubblico e alle persone che non conoscono questo tipo di modellismo e avvicinarli un pochino anche a questo. Quindi è un mondo bellissimo però. Sì, è bellissimo, diciamo bisogna iniziare col poco. Noi pure abbiamo iniziato con poco, piano piano abbiamo fatto dei modelli più costosi fino ad avere queste cose che vedete qui, però è una cosa che preferisco che facciano i ragazzi di oggi, perché oggi come sappiamo telefonini, PlayStation, computer, queste cose qua hanno perso completamente la manualità nel fare queste cose, perché la maggior parte dei modelli che stanno qua sono autocostruiti sia da noi oppure sono delle scatole di montaggio e poi quello che esce fuori è quello che si vede qui. Ma esiste anche un'altra passione, quella per i Lego, una passione nata da un gruppo di ragazzi proprio grazie a Facebook. È una nuova realtà sul territorio abruzzese, è nata su Facebook, ci siamo uniti così su internet e adesso il gruppo sta crescendo man mano sempre di più. Quindi andate in giro con mostre, esposizioni? Esatto, tutto l'Abruzzo. Insomma, solo chi vive e chi abita in questo mondo fantastico lo può raccontare in un'unica parola che tradotta si chiama passione. E chiudiamo con una bella notizia, nuovo prestigioso riconoscimento per l'Istituto Superiore Adone Zoli di Atri. Martedì 10 novembre una neodiplomata, Silvia Tondo, oggi studentessa universitaria, è stata premiata a Roma al Ministero dell'Istruzione per il suo lavoro su Giacomo Matteotti, realizzato lo scorso anno nell'ambito del concorso nazionale denominato Matteotti 90. Obiettivo del concorso, bandito dal Ministero e dalla Fondazione Giacomo Matteotti e studi storici Filippo Turati, ricordare la figura del politico socialista trucidato nel 1924 dalle squadracce fasciste, dopo che in Parlamento aveva avuto il coraggio di denunciare i brogli elettorali e il clima di intimidazione in cui si erano svolte le elezioni, le ultime prima che in Italia si affermasse il totalitarismo fascista. L'idea vincente non è stata però la realizzazione di un'inchiesta documentaria sulla vita e sull'operato di Matteotti, su cui molto già si è scritto, ma di far parlare proprio Matteotti attraverso un'intervista immaginaria. Dalle sue parole emerge un messaggio di grande ardore civile che a più di 90 anni dalla sua morte risulta più che mai attuale. A premiare la studentessa i direttori delle due prestigiose fondazioni che hanno presentato la figura di Giacomo Matteotti anche con la proiezione di un video storico. Tante congratulazioni anche da parte di tutta la nostra redazione. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Buona serata.